L'ARCO, l'Associazione Revisori Contabili Condominiali, organizza qui a Bari il primo congresso nazionale. Il tema dei lavori è una professione invisibile, quindi è l'occasione per cercare di capire come rendere visibile in un contesto sociale e culturale questa figura professionale, un modo anche per capire come dare a questa figura il giusto riconoscimento, la giusta dignità professionale. Presidente nazionale dell'ARCO e pugliese, non è un caso che il primo congresso nazionale si tenga qui a Bari. Beh sì, questo era inevitabile anche per dare il battesimo a questa associazione che vede oggi compiere 2 anni e quindi abbiamo deciso di tenere qui il primo congresso sulla professione in generale, dando al congresso un titolo emblematico, la professione invisibile. Invisibile per le istituzioni, invisibile spesso anche per la società civile e a volte è invisibile anche per gli stessi utenti che non riescono a riconoscere la difficoltà di questa professione, le sue caratteristiche e tutto l'impegno che c'è dietro il lavoro di un amministratore di condominio o di un revisore contabile condominiale. Cosa fare per rendere questa figura visibile? Beh, è importante che il mondo delle associazioni sia molto più presente, abbia capacità di dialogo con le istituzioni e riesca a mettere sul territorio una comunicazione efficace anche nei confronti dei propri consumatori, dei propri utenti finali, che spesso non riescono a cogliere la percezione di questa professione. E quindi siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, a scendere in campo per migliorare un po' il contesto, tutta la cornice in cui andiamo ad operare quotidianamente. Anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina la formazione, vari nodi sono venuti al pettine, questioni che già diciamo, si potevano leggere all'inizio dell'entrata in vigore del decreto, principalmente un'eccessiva genericità e per alcuni versi ciò non consente di selezionare chi realmente fa una formazione di qualità per offrirla poi appunto agli attori del mercato immobiliare, quali gli amministratori di condominio, rischiando questo di divenire uno strumento per fare un business sulla formazione delle persone piuttosto che un effettivo strumento di utilità perché appunto si va a formare. Quella dell'amministratore di condominio la definiscono una professione imperfetta, perché? Diciamo che in questo contesto è stata definita anche peggio, invisibile, ma in realtà credo sia solo una provocazione, in quanto è una professione che non c'è fino a un certo punto, manca di alcuni elementi che sono essenziali per una professione, manca di una propria cultura, manca di quello che nella formazione si chiama il saper essere, cioè quello di avere la coscienza professionale. Ecco, questo è un lavoro che io spero che un giorno, prima o poi, gli amministratori riusciranno a farlo. Certamente l'aggregazione degli amministratori risente tantissimo di questa mancanza. Abbiamo 60 associazioni che ci rappresentano, associazioni che non si parlano, e quindi è difficilissimo creare un movimento che in qualche modo si sensibilizzi sulla necessità di migliorare la professionalità dei propri iscritti e quindi avviarsi verso la professione compiuta, visibile e perfetta. Io ritengo assolutamente possibile parlare di felicità all'interno dei condomini, in quanto l'amministratore ha un ruolo molto importante, che è comunque quello di migliorare la comunicazione fra condomini. E se riusciamo a migliorare la comunicazione fra condomini, sicuramente il contesto e la compagine condominiale va avanti molto meglio, si prendono decisioni tutti insieme, ci si sorride quando ci si incontra per le scale e a quel punto la felicità si raggiunge veramente. Quindi la convivenza civile tra condomini non è proprio un'utopia?
Assolutamente no, non è un'utopia. Con lo sforzo e con l'impegno di ciascuno dei condomini e anche dell'amministratore ci si può arrivare. La figura dell'amministratore oggi sicuramente sta affrontando dei cambiamenti importanti, in parte sicuramente legati a quelle che sono i cambiamenti anche a livello normativo, no? La riforma del condominio ha portato sicuramente novità. BM Italia in particolare ha proprio visto in questi cambiamenti introdotti dalla normativa una nuova figura, quella che noi chiamiamo il building manager. Building manager nel senso che anche andando ad analizzare sia la legge 220 che lo stesso articolo 71 bis in particolare e il DM 140 per quanto riguarda la parte formativa, la legge 4 che dà un attimino uno schema a quelle che devono essere un po' le linee guida delle professioni non riconosciute. Ecco, in questo caso vediamo che la figura dell'amministratore è sicuramente diversificata. Oggi la si può svolgere in forma professionale, autonoma, in forma di lavoro dipendente, in forma di società, in forma associativa. E quindi credo che sicuramente questo fa sì che oggi l'amministratore possa operare con delle specializzazioni sicuramente più specifiche, seguendo in particolare il valore della proprietà, anche al servizio di altre strutture. E quindi secondo noi il building manager è una figura che oggi è sicuramente una novità nel settore immobiliare. L'amministratore di condominio è una persona sempre quotidianamente in prima linea. La difficoltà è quella di gestire le relazioni con i condomini, ma anche con i fornitori e anche con i colleghi, perché è importante, ne parleremo in questo convegno. Quindi si deve attrezzare innanzitutto con una predisposizione mentale, deve decidere di cambiare condotta, di modo di comunicare e poi allenandosi, perché ci sono delle tecniche di comunicazione che vanno apprese e vanno colorate con le emozioni. Ecco, questo è importante, perché non basta dire voglio comunicare bene, bisogna come sempre, anche come nello sport, in qualsiasi altra attività, allenarsi. Il mondo dell'amministratore condominiale ha bisogno di guardarsi in faccia anche abbastanza in maniera critica per poter rivendicare una dignità professionale pari a quella delle professioni ordinistiche. Siamo una professione invisibile ed effettivamente abbiamo bisogno di ricollocarci all'interno del contesto, come ha detto lei, sociale e culturale.